Tutti intorno a MJF si fanno la stessa domanda. È pronto? La risposta è... Vediamo in questo video se riusciamo a trovare una sorta di percentuale di quanto sia pronto o non pronto quello che a tutti gli effetti potrebbe effettivamente essere il prossimo campione della All Elite Wrestling. Benvenuti quindi, io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast, e anche oggi sono qui per raccontarvi qualcosa che riguarda il mondo dell'All Elite, e oggi vorrei soffermarmi su quanto MJF sia pronto o non pronto per prendere questo titolo e portarlo alla prossima fase della All Elite. Io ho, diciamo, introdotto un concetto nella mia vita tempo fa, in cui il campione della All Elite era una fase della All Elite, e fino a Hangman Page è stato così. Quindi sostanzialmente abbiamo avuto quattro campioni che hanno portato in un certo qual modo quattro cose diverse alla All Elite Wrestling. Il quinto campione, beh, questo quinto campione sarebbe stato sicuramente un buon campione, CM Punk, ma non ha mai avuto modo di mostrarsi come campione, di dimostrare di essere un campione, di poter portare quella cintura e soprattutto di portare una fase all'interno della All Elite Wrestling. È in grado di farlo MJF? Allora, veniamo un pochino a patti con quelle che sono state le ultime due grosse faide di MJF. La prima è stata quella contro CM Punk, la seconda è stata quella contro Wardlow. In entrambi i casi Wardlow ha avuto un certo tipo di incidenza e di importanza. Veniamo a patti col fatto che è sempre stato trattato male da MJF, è sempre stato trattato in un modo davvero quasi padrone schiavo. E questo ha portato ovviamente una certa empatia da parte del pubblico che vedeva Wardlow come quello che poteva emergere, ma caspita, era sempre schiacciato da MJF, e Wardlow effettivamente pian pianino comincia tutte le varie fasi. Si parte circa un anno fa, ragazzi, Cioè non è proprio durata poco. Beh, comincia tutte le fasi, tutti i passaggi per potersi sganciare da quello che è il suo capo e poter cominciare la sua carriera da solo. Una carriera che al momento, nonostante ci sia qualcuno ancora molto reticente nei suoi confronti, è stata proficua. Ha portato il titolo TNT comunque in buone mani, è stato un buon campione, ha lavorato molto bene, ha fatto anche delle buone performance, ha avuto anche dei buoni avversari, senza dubbio. Però è stata la sua vittoria su MJF a portarlo così in alto, ma era una vittoria molto ovvia, se vogliamo. Cioè, se volete far emergere un ex schiavo, beh, questo deve vincere contro il suo padrone. Ed è quello che ha fatto, cioè una narrativa molto semplice ma molto d'impatto. E quella è stata l'ultima volta in cui abbiamo visto MJF prima di All Out. Quindi tutto il periodo fuori, da parte sul ring intendo, tutta la parte fuori da parte di MJF è dovuta a Wardlow, il quale comunque era stato anche l'artefice della sconfitta di MJF contro CM Punk, non aiutandolo, quindi MJF le ultime due faide le ha perse, e nella perdita di queste due faide ha costruito il personaggio che vediamo oggi, il personaggio quello che già a Cincinnati, vi ricorderete quella famosa puntata in cui se la prese fortissimo con la mamma di Brian Pillman Jr., perché Brian Pillman Jr. è di Cincinnati, quindi in quel giorno lì doveva essere lui l'hometown hero e viene massacrato da MJF al microfono, il quale poi alla fine prende sto microfono e dice: fermatemi, vi prego, fermatevi. E comincia ad avere tutto questo impeto, questa forza, tutta questa evoluzione lo porta ad andare violentissimo poi contro CM Punk e violentissimo poi ad andarsi a prendere questa shot titolata utilizzando il firm. Per quale ragione utilizza gli altri? Perché lui in pratica ha bisogno di qualcuno per sentirsi forte, e grazie a questa necessità diventa sempre meno necessario che ci sia qualcuno per lui. Cioè, è paradossale se ci pensate, però è proprio prendendo altri a fare il proprio lavoro e accorgendosi che gli altri lo fanno, ma che tu puoi farcela da solo, che ti viene magari quel coraggio di dire: ma adesso ci metto io le mani.
In tutto questo, se ci mettiamo un William Regal che ha cominciato a mazzuolarlo moralmente e a fargli venire dei dubbi morali suscitati ma comunque molto forti già in lui, già degli atteggiamenti, già il fatto che con Wheeler Yuta le cose erano andate in un certo modo, stava per dargli la mano. Ecco, tutta questa parte mi fa pensare che sì, MJF è pronto, perché in fondo è il personaggio che si è evoluto di più in tutto questo periodo. Mi ricorda, e qua è una cosa strana, un campione che non è riuscito in realtà, per la maggior parte delle persone, a fare il campione, cioè Hangman Page, che è stato curato molto bene dalla parte proprio del personaggio fino a quando è diventato campione, ma poi gli è mancato qualcosa, e forse quel qualcosa che gli è mancato è esattamente quello che ha MJF, il quale fa delle prestazioni inferiori da un punto di vista del wrestling rispetto a Hangman, ma sa tenere le faide per i coglioni. E proprio le tiene lì, c'ha proprio i testicoli in mano e schiaccia, e strizza, e quando vuole rilascia, e riesce a tenere il ritmo di tutte le faide, e anche quando le cose per lui vanno male all'interno di una faida, anche quando viene schiaffeggiato, anche quando viene surclassato da grandi parlatori come CM Punk o William Regal, bene, è in grado di ritornare anche più forte di prima. Sì, MJF è pronto. E qua vi chiedo, secondo voi, qual è la vera punta di diamante che potrebbe tirar fuori, scoprire l'arma segreta per vincere questa cintura? Fatemi sapere in un commento, secondo voi, che cosa può portare alla vittoria MJF, se questa forza, questo vigore personale, umano, che gli è venuto fuori, che sta divampando in lui, o se ci sarà ancora qualcosina. Qualcosina che lo terrà dalla parte dei cattivi. Perché? Perché abbiamo teorizzato, adesso qua ci andiamo dentro con tutte e due le scarpe in 30 secondi, vi piazzo lì qualcosa che può succedere senza commentarvela, e voi dovete dirmi se è plausibile, se non è plausibile, se ci avete pensato, se è una cosa che secondo voi assolutamente non andrà da nessuna parte, e poi ne riparliamo ovviamente dopo il pay per view, perché mi sembra giusto. E se fosse William Regal ad aiutare MJF, dandogli magari quel tirapugni e mettendolo nella condizione giusta per battere Jon Moxley, uno dei membri fondanti di quella che è anche la filosofia del Blackpool Combat Club, e se fosse MJF ad aver raggirato tutti attraverso William Regal, che vuole essere al top e che sa che ci sono più soldi, più tempo, più spazio attraverso MJF. Lo sappiamo che la storia di William Regal è una storia di volta gabbana, no? Ecco, è qua che vi voglio. Voglio sapere la vostra. È pronto MJF? Secondo me sì. Ha bisogno ancora di qualcuno MJF? Probabilmente sì. E quel qualcuno, a sorpresa, ma neanche troppo, potrebbe proprio essere William Regal. Io so che molti non ci hanno pensato, ma in realtà William Regal potrebbe essere la chiave di tutto. Fatemelo sapere in un commento, fatemi sapere tutto quello che credete di poter estrarre da quella che è stata l'evoluzione di MJF, come vi sta diciamo portando a questo pay per view Full Gear, e sono sicuramente curioso di leggere e rispondere ai vostri commenti. Grazie di cuore per aver seguito, continuate a stare con noi. Valutate l'opzione abbonamento, potete farlo dandoci un piccolo contributo mensile che aiuterebbe davvero tanto il nostro canale. Inoltre c'è ancora un'altra grande possibilità, che è quella ovviamente per noi principale: seguiteci, mettete like anche alle prossime attività che faremo. Per esempio venerdì sera saremo in live dalle 21:30 per fare i pronostici del pay per view, così come saremo in live sempre su YouTube sabato sera alle 21 per fare la parte dedicata a Rampage e poi le ultimissime prima del pay per view, così come saremo live su YouTube domenica sera per fare la review del pay per view. Quindi un sacco di cose live anche qua su YouTube, non vediamo l'ora di arrivare a questo weekend e godercelo insieme a voi. Grazie di cuore per aver seguito, io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast, ci risentiamo alla prossima.